sempre un live più, l'ossessione del cane. Gli scienziati sostengono che il vulcano dell'isola, la Sofia, potrebbe eruttare molto presto. I dati dicono che la pressione del gas sta aumentando, distratti dalla ricerca di cibo. Ma gli esperti si sono sbagliati. Nessuna di loro è una cosa di come il piattato dei cellulari ci può stare. Meno di 10 anni fa, quella cura sarà pagata per il silenzio. Alla cima innevata del vulcano colombiano Nevado del Ruiz, a 5.140 metri, inizia la fase di fuoco. Gli scienziati ripetono che i cavalli erano sopravvissuti per il ghiaccio della neve, provocando un'inondazione. È stato scritto che un'istituzione la riguarda non me la leccare che la funzione Sta facendo una scultura. Ma come, da solo? Da solo. E con chi sta parlando? Al telefono. Al telefono. Ma... io la devo conferire con lui. E che stai facendo? Che spettacolo stai facendo in questo periodo? Debutto il 7 e l'8 al Chiostro dei Benedettini. Sono nella merda. Ah. E da sola. Non ci sono grandi forze economiche, quindi non è che posso chiamare più di quelli che mi servono. Non mi mettere su YouTube perché ti ammazzo. No. E non in MySpace, non mi mandare in circuiti telematici. Ora ci faccio un video con la musichetta. Faccio jitsu con qualche musica di sottofondo. Parliamo di scenografia. Non posso. Gizzo scenografo. Sono molto confusa in questo momento, non so cosa dire. Ma cosa stai facendo? Scemo costumili. Tutto rugose. Tutto rugose. Sono rovinato. Ah.
E qua si vede un po' scuro. Senti, ma posso chiedi al professore se posso conferire? E sali, vieni, saliamo. Non lo so, se magari non vuole nessuno. Prof! Sarà qualche domanda di scenografia. Ma sei scemo? Te ne vuoi andare con questa cosa? Guardala, infili un piede là e ti rompi tutto. Profi! Il profi qua è gonzato. Ciao, profi! Che sa, c'è chi non mi telefono, io sono nella merda. Le maschere, profi. E dal 16 è meglio così, è mia guadagna. L'ultimo mese, giugno, poi luglio e agosto che facciamo? Però se non avessi neanche questo. No, almeno. Però mi sto facendo uno spettacolo, nella speranza che poi. Qualche cosina lì. Che per verso agosto, che cosa niente, perché sai, una casa costa, ci deve essere benzina. C'è la mamma cassuta che sta facendo una spesa. Mia mamma. Ah, tua mamma c'è. Sì. Ma è venuta definitivamente oppure no? A me è definitivamente infilata a casa da Cidrezza da 8 anni, perché non si muove, ti ricordi mia partita? Non si muove più. Senti, prof, mi devi dare una mano. Ho bisogno di un consiglio, mi servono dei tessuti che devo vestire dei praticabili, tanto non ho niente da fare, ma una settimana prima non si chiamano le persone. Quindi no, ti accontenti di quello che riesco a trovare, quello e basta. Tessuti. Da spendere poco, molto poco. Ho intenzione di suggerire ricchezza per loro senza usare il mix. Cosa? Siccome sono postazioni dietro come fondalina, non è tutta le scuparo nei coppo, sette mazzi, c'è un oro. In queste postazioni d'oro, no? Delle carte d'oro. Io volevo coprire questi praticabili, sono orribili, brutti. C'ho solo mezza giornata per allestire, ne posso tingere, ne posso fare. L'unica cosa che posso fare è posso resto. Con dei tessuti. Chi c'è in mente a queste cose di oro? Che affari dorate? Poi aiuta invece povera per postazioni più che servono per alcuni tipi di azione. Ma forza. Magari. C'è. Cosa cambia? Solo che la puoi durare. Scusa, io posso tornare, non mi posso mettere a dorare. Scusi, a fare. 18, 25 metri di ora. Di quanti sono, scusa, questi? 3, tessuto, ad hoc di uno, c'è un giro. Il dorato fa schifo. E vai a... Se è una rottura di... Mi dà fastidio che se pensa a non sa... Ficcalo! Pensiamoci. Come rotto il cazzo. Sto a far caffè, dove prende un po'. E mamma è cotta sotto, dai che ci sta a salire. No. Ciao. Dammi un bacino. Un bacio. Ragazzi, va, vai, Giussi che scappa. Dove vai? Via. Sempre, no? Dai, mi vuoi inquadrare mentre bevo il caffè? Sennò ti fa riprendere anche tu un po'. Non ce la faccio mai a stare così. La vuoi spegnere? Te la tolgo in giornata. La tazza.